Gentili ascoltatori, benvenuti in questa diretta Facebook, promossa come talvolta avviene nella collocazione oraria del lunedì pomeriggio dal nostro settimanale diocesano Vita Trentina. Ci proponiamo in questi spazi di cogliere alcune delle tematiche di attualità più urgenti che poi possiamo anche trasferire sul nostro settimanale nell'edizione di giovedì prossimo. E lo facciamo in questa modalità che consente anche a voi che ci seguite di intervenire magari con alcune domande che potete rivolgere tramite la chat che vedete sulla nostra diretta Facebook. La redazione di Vita Trentina, ringrazio Giovanni in particolare, è pronta a trasferirle ai nostri ospiti. Io sono appunto Diego Andreatta, direttore, e per la prima volta direi in questo spazio parliamo di scuola. È un'urgenza che riecheggia, si ritrova sulle prime pagine di tutti i quotidiani oggi, anche su quelle trentine, e quindi ci sembrava opportuno affrontare questo tema, quindi la scuola trentina in rosso. Ma è anche la prima volta, posso dirlo, che attorno allo stesso tavolo virtuale possiamo avere alcuni dirigenti delle scuole cattoliche trentine, gli istituti paritari, e quindi avere un angolo di osservazione per certi aspetti specifico, ma anche molto rappresentativo, perché se consideriamo le scuole presenti, totalizziamo un buon numero di insegnanti, di docenti e di alunni. E quindi li ringrazio, oltre che ve li presento. Suor Daniela Rizzardi, referente del Centro Moda Canossa, delle Canossiane. Abbiamo Paolo Fedrigotti, preside dell'Istituto Arcivescovile. Marcello Sottopietra, che è dirigente della scuola primaria Sacra Famiglia, e Alberto Ventroni, che è preside dell'Istituto Sacro Cuore. Grazie a voi per essere con noi in questi 3 quarti d'ora di confronto. Bene, vi chiederei all'inizio di provare a raccontare, pur nella sintesi, come si vive la zona in scuola rossa. In zona rossa, la scuola in zona rossa, scusate il gioco di parole. In generale, quale dato di fatto cogliete in questa situazione di restrizione, anche guardando ai mesi precedenti? E vi inviterei a cogliere la negatività, la criticità, la fatica anche, no? Ma anche magari qualche elemento positivo. Possiamo cominciare, direi, dalla scuola più numerosa, l'Arcivescovile, preside Paolo, prego. Come si sta in zona rossa, sui banchi? Grazie Diego, un saluto a tutti anche da parte mia. Io devo proprio partire dal positivo perché mi sento anche di fronte a questa situazione di estrema difficoltà per la scuola e per la sua vita di sottolineare lo spirito con cui sia docenti che organizzazione, che poi famiglie e ragazzi e bambini stanno mettendo in campo per affrontare appunto questa fase. Se dovessi riassumere tutto in 3 parole, userei queste: resilienza, creatività e responsabilità. Mi sembra che queste siano le 3 cifre che ciascuno, nel proprio ruolo sta mettendo in campo in questa fase. Resilienza, perché, non dobbiamo nasconderci che questa fase, risulti molto complessa e difficile. Creatività, una parola importantissima perché al di là di quanto previsto dal minimo sindacale, appunto notificatoci dal Ministero della Provincia, mi sembra che la mole del lavoro messo in campo da docenti e ragazzi sia molto più grande appunto di questo minimo e sia segnato da questa dimensione. Grande senso di responsabilità sia da parte delle famiglie che dei ragazzi, che da parte degli insegnanti, dei quali sottolineo anche l'importantissimo senso civico. Mi sembra che in questa congiuntura loro stiano offrendo un servizio psicologicamente e forse anche politicamente eccedente rispetto all'ordinario campo d'azione dello scolastico. Per cui riassumerei in una battuta la cosa in questi termini. Bene, e in un'immagine, se dovessimo riassumere in un'immagine, quando al mattino arriva all'Arcivescovile e coglie questi 3 elementi, a chi le viene da pensare? Beh, se dovessi riassumere tutto proprio in una figura,
riassumerei la figura nell'immagine dell'ancora, nell'ancora. È un'ancora di salvezza per tanti aspetti la scuola, pur nella labilità del collegamento, nella virtualità del collegamento e degli apprendimenti talora che vengono messi in campo, della relazione, ma un'ancora di salvezza per tanti. Un'ancora rispetto all'emergenza, un'ancora che in qualche maniera può essere paragonata anche al digitale rispetto al mondo delle relazioni di cui c'è grande bisogno in questa fase, però un'ancora importantissima, sia psicologicamente che socialmente, come dicevo prima. Grazie al preside Fedrigotti dell'Arcivescovile. La seconda scuola in ordine di numeri è il Sacro Cuore, il professor Alberto Ventroni. Cosa ci dice? Beh, sì, certo, questo è un periodo che chiaramente mette alla prova anche la coesione, soprattutto la coesione sociale, in questo senso la coesione scuola. Io partendo dall'immagine, anche se diciamo, la presenza in questo momento non è garantita, se non appunto per quelle lezioni legate ai laboratori, parlo delle scuole superiori chiaramente, però certamente la dimensione rimane quella di una casa, perché seppur vero che appunto non una casa semivuota mi viene da pensare, ma grazie alla tecnologia, e qui direi che la tecnologia a volte è un po' demonizzata, però in realtà tutte le piattaforme multimediali e anche le classi virtuali possono, se si vuole, avere un'anima se viene data a queste. E io credo che il Sacro Cuore in questo momento, la nostra scuola, rappresenti un po' sempre la casa, una casa abitata in modo differente, però sicuramente sempre vissuta e abitata. Noi con i dati a distanza, da un lato abbiamo avuto un certo vantaggio perché già 3 anni fa con l'istituzione di un percorso sperimentale l'avevamo prevista proprio istituzionalmente nei piani di studio. Quindi alcuni docenti erano già preparati e questo ci ha consentito già l'anno scorso, ovviamente poi migliorandoci ancora di più quest'anno, di estenderla anche agli altri livelli, no? Quindi anche alle elementari, alle scuole secondarie di primo grado. E questo è stato sicuramente un aiuto. E la criticità è che ovviamente non può essere tutto demandato alla DAD. Questi giorni si parlava anche prima di proteste contro la didattica a distanza. È vero, la didattica a distanza ha tantissimi limiti. La criticità è ovviamente il fatto che molti lavori, penso anche in sincrono, hanno bisogno della presenza. Penso anche a tutte quelle didattiche innovative come il cooperative learning, l'educazione fra pari, anche ovviamente. Sarebbe meglio eseguirle in presenza e quindi la criticità non possiamo nasconderlo, è questa. Però sicuramente in una fase di questo tipo non possiamo far altro, per cui credo che prendendo il positivo di quello che è la didattica a distanza e quindi anche le nuove tecnologie, sicuramente possiamo salvare tanti risultati. Ecco. Grazie. Prima di passare all'Istituto Sacra Famiglia, ricordo a chi ci ascolta che si può intervenire scrivendo le proprie domande, anche le proprie osservazioni su quanto stiamo dicendo, sia di consenso che di aperto dissenso sulla nostra chat e noi le gireremo ai nostri interlocutori. Marcello Sottopietra, l'Istituto Sacra Famiglia, le è tornato anche dopo un certo periodo di assenza e siamo contenti per questo rientro che scuola ha trovato, perché talvolta sui giornali si sente anche una constatazione realistica di una certa sofferenza, di una certa fatica, soprattutto per quanto alle famiglie spetta da fare una volta tornati a casa, anche dopo le lezioni in presenza. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio dell'opportunità. La mia è una scuola pari, è una scuola elementare, innanzitutto, per cui la situazione è un po' diversa rispetto agli altri istituti che hanno già visto durante l'anno, come dire, classi, semi in presenza, semi in DAD o cose di questo genere. Io, come dire, fino adesso alle elementari sono tutti venuti a scuola, per cui da questo punto di vista c'è stato un impatto più grande.
Ok, per cui quando io sono rientrato, prima mi hanno messo una classe in quarantena, poi ho visto sparire tutti. E è un po' così, quest'anno è andata un po' così per me, gioco un po' a nascondino con le mie classi, quando io sono presente loro non ci sono e viceversa. Detto questo, stamattina quando sono entrato a scuola sul cancello sotto il logo della Sacra Famiglia c'era uno scritto lasciato da non so chi. E dove c'era scritto vogliamo tornare a scuola, la DAD è triste. Allora io credo che da una parte è comprensibile questo momento di difficoltà, soprattutto delle famiglie, che in qualche modo devono, soprattutto con bambini delle elementari, sostituirsi al compito che di solito si svolgono i docenti, per cui è un sovraccarico di lavoro che ogni tanto diventa, come dire, una lamentazione, chiaramente. Dall'altra parte io credo che dai racconti che io ho dei docenti, ma anche delle stesse famiglie, detto che non possiamo farne a meno, perché se ne potessimo fare a meno saremmo tutti più felici, ma è vero che questi racconti sono sorprendenti, okay? Nel senso che anche bambini così piccoli come quelli che frequentano le elementari, soprattutto quelli che hanno già vissuto la prima parte della DAD, ormai hanno una capacità di utilizzare il mezzo e hanno una capacità di utilizzare il mezzo non soltanto per studiare, ma anche per aiutarsi a vicenda a studiare, ok? A collaborare fra di loro, che è realmente sorprendente. Per cui se io devo riassumere, come dire, in una parola questo periodo, è sicuramente sorpresa. Questo non mi nasconde, perché questo lo dico più da padre, da come ho vissuto in questi anni, in questi mesi, stando a casa per la malattia che ho avuto con i miei figli e vedendoli in casa sostanzialmente e vedendo i loro amici come vivono. Non mi, come dire, d'altra parte non, come dire, non sono cieco sul fatto che questa segregazione prolungata, questa mancanza di relazioni, soprattutto in età adolescenziale, porti grandissima fatica, ok? Che porta a, come dire, l'inversione fra sonno e veglia, che porta ad attacchi di panico, che porta anche a, come dire, a situazioni più gravi, ok? Come problemi di bulimia, problemi di autolesionismo, cose di questo genere, è molto molto in aumento questa cosa, per cui bisogna tenere presente di questa grande fatica che i ragazzi fanno, soprattutto adolescenti, secondo me, a stare lontani fra di loro. E su questo, come dire, la scuola, come diceva Paolo prima, è veramente un'ancora, cioè appena è possibile bisogna riaprire, appena possibile bisogna riaprire, tenuto conto che in realtà quello che veramente bisogna mettersi in testa è che chi comanda non siamo noi, ma il virus. Per cui, da questo punto di vista, appena possibile lo facciamo, ma attenzione poi alle conseguenze. E sui bambini piccoli, veramente, io ridico una grande sorpresa vederli sorridenti anche dietro ad uno schermo, collaboranti, e soprattutto, e questo magari dopo lo approfondirò, soprattutto se noi adulti siamo in grado di cambiare il modo con cui facciamo didattica. Grazie Marcello Sottopietra e completiamo questo primo giro con Suor Daniela Rizzardi, l'esperienza del Centro Moda Canossa. Prego, Suor Daniela. Intanto buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Il nostro centro professionale si distingue un po' dalle scuole raccontate precedentemente. E diciamo che noi fin dall'inizio dell'anno abbiamo detto speriamo in tutti i modi che
di arrivare in fondo rimanendo aperti. E l'immagine, una delle immagini che in questo tempo mi hanno sempre accompagnato è stata quella di una scalata, no? Di un camminare in montagna, cioè anche con la fatica e con la gioia di conquistare ogni settimana che ci stava davanti e dire anche oggi, anche la settimana prossima, anche fra un mese siamo qui. Poi invece siamo arrivati alla zona rossa, anche se per la particolarità della nostra scuola, noi comunque i ragazzi li vediamo 2 volte in settimana perché con i laboratori e la praticità e la tecnica dei laboratori abbiamo visto l'anno scorso, in marzo, la didattica a distanza non ha funzionato, perché i ragazzi hanno bisogno poi di sperimentare le loro competenze professionali sul campo, di fronte ai tavoli di lavoro, alle macchine da cucire, e ai tavoli di design, di figurino. Quindi questa è un po', tornando all'immagine dell'ancora, che salva in parte questa situazione. Ecco. E mi sento di confermare quanto diceva Marcello prima di me, che il mondo degli adolescenti sta vivendo con fatica questa situazione. E il fatto del poter tornare a scuola anche solo 2 giorni in settimana è per loro una possibilità di incontro, di dialogo, di guardarsi in faccia. E dopo sappiamo come sono fatti gli adolescenti, di abbracciarsi, di baciarsi fuori dai cancelli della scuola. Ecco, perché questo bisogno di relazioni supera anche la regola del distanziamento sociale. Il fatto di poter venire e confrontarsi nel rispetto di tutte le regole, perché personalmente, almeno da quello che ho visto nella scuola, il rispetto delle regole del distanziamento, della mascherina, dell'igienizzazione è entrato ormai, fa parte del loro vissuto quotidiano e, almeno per quanto riguarda la nostra scuola, ha permesso anche di vivere abbastanza serenamente, ecco, questo tempo. Devo dire che i contagi all'interno della scuola non ci sono stati, questo non è una bravura, ma è anche l'impegno, le regole e la responsabilità che anche i ragazzi hanno assunto. Ecco. La didattica a distanza, diciamo soprattutto in questa fase qua rispetto a marzo dell'anno scorso, dove ci siamo trovati tutti tra capo e collo, arrivati in questo periodo e con tutto l'anno alle spalle, è stata preparata, quindi è stata affrontata anche dai ragazzi in maniera diversa. Ecco. Loro si sono sentiti anche più responsabili, più disponibili, ecco, e quindi ha favorito l'andamento dell'anno. Certo è che il ritorno a scuola, con tutte le opportunità che la didattica a distanza ha portato, perché non possiamo nascondere che alcuni ragazzi hanno ottenuto migliori risultati rispetto al fatto di dover stare in scuola, a scuola, doversi relazionare anche di fronte al docente in maniera diretta. Per qualcuno c'è la fatica. La didattica a distanza ha favorito qualche ragazzo in difficoltà su questo aspetto, quindi Vero. è stata un'opportunità per qualcuno per venire fuori, ecco. Certo è che la dimensione relazionale, potersi guardare, toccare, vivere i momenti della ricreazione è tutt'altra cosa, quindi anche noi ci auspichiamo che si possa tornare quanto prima in presenza. Grazie. Anche dalle reazioni, dai quanti fra voi annuivano. Abbiamo capito come l'esperienza dell'uno poi si ritrovi anche nelle altre scuole e vi siete arricchiti, ci siamo arricchiti delle vostre esperienze in modo molto concreto. Può essere però che chi ci ascolta magari si trovi anche in disaccordo con quanto è stato detto, per cui ricordo che è possibile farlo proprio perché la tecnologia ci consente anche questo, basta scrivere il proprio commento sulla nostra chat di questa diretta Facebook, che noi ora proseguiamo provando a guardare i prossimi mesi che ci rimangono davanti, che saranno mesi molto importanti. Ecco, come si diceva prima, deciderà il virus e speriamo tutti, insomma, dopo Pasqua di poter tornare anche in presenza, ma e vi vorrei chiedere, ecco, che cosa vi proponete in questi prossimi mesi, come li affrontate, con quale prospettive, magari
già come potete immaginare la conclusione della scuola è un'estate che magari sarà diversa, potrà essere diversa. Ieri c'è stata una lunga intervista del ministro che accennava anche ad alcune possibilità di attività di recupero di determinati contenuti o comunque di proposte che non necessariamente della scuola ma anche del volontariato che possano consentire non tanto di recuperare il tempo perso, perché mi pare di aver capito che non è stato tutto tempo perso, ma quanto di poter recuperare qualcosa di cui abbiamo dovuto fare a meno. Ecco, riprenderei il giro sentendo da questo punto di vista per primo il preside Fedrigotti del Collegio Arcivescovile. Bene, io provo a rispondere a questa domanda andando alla radice del problema, al di là delle cure palliative o delle soluzioni di comodo che potranno essere messe in campo sia a livello particolare che a livello provinciale o ministeriale. Io trovo che i mesi prossimi siano cruciali per la nostra scuola, ma per il sistema scuola Italia, ogni scuola d'Italia, per riflettere sulla crisi che si è attraversato e che tutti noi abbiamo attraversato. È negabile che l'ultimo anno sia stato per la scuola come per altre realtà, pensate a quella della famiglia, a quella delle relazioni genitoriali o delle relazioni intergenerazionali, una fase di crisi. Dobbiamo avere la lucidità e l'intelligenza di vedere l'ambivalenza di questa parola, perché nell'uso comune il termine ha un'accezione esclusivamente negativa, invece nella sua etimologia antica greca questo termine crisi deriva proprio da crino, separare, discernere, giudicare, valutare. Ecco, in questa fase è fondamentale riflettere, valutare, discernere ciò che abbiamo attraversato. E la prima necessità, secondo me, per la scuola in questa fase è proprio quella di tornare ad essere consapevole dei suoi fini più profondi. Noi al nostro interno stiamo riflettendo in questa fase su due dimensioni strutturalmente legate a questi fini. La dimensione della valutazione, con uno sguardo già proiettato al dopo Covid, e uno sguardo attento al digitale. Direi anche su questo che, insomma, da grande promessa di futuro il digitale si è trasformato, come si diceva prima, in una sorta più che di ancora di salvagente per il presente, che ha garantito il contatto tra docenti e discenti e che però ha dimostrato e sta dimostrando a tutti i livelli una verità profonda, questa, che una scuola senza relazioni interpersonali, senza relazioni sociali, vissute in maniera significativa, all'insegna cioè della testimonianza, a partire da quella fondamentale del rapporto tra il magister e l'alunno, ecco, come una scuola senza relazioni non esiste e sia altro da quella che talvolta ci viene fatto credere. Grazie a Paolo Fedrigotti. Sentiamo ora Alberto Ventroni dell'Istituto Sacro Cuore di Trento. Scusa, c'è l'audio. Noi ci stiamo preparando, dicevo, come sempre, la scuola è scandita da periodi ben precisi e da impellenze ben precise, quindi anche se è un anno straordinario, noi intanto speriamo che queste due settimane appunto terminino con poi la ripartenza dopo le vacanze di Pasqua, presumo in presenza, ce lo auguriamo tutti, e la riflessione che faccio è anche quella che penso alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado fino a una settimana fa, dall'inizio di settembre, sono sempre state in presenza, quindi anche a livello di programmazione direi che si è al passo. Diversa è stata la vicenda della scuola superiore, però comunque insomma il punto non è, almeno per quanto ci riguarda, negativo, anzi in questo senso la programmazione continua, anche noi con uno sguardo chiaramente alla valutazione, una valutazione che deve essere profondamente umana, mi viene da
utilizzare questo termine, nel senso è anche attenta a quello che sta, che è accaduto e che sta accadendo, e quindi chiaramente anche il tipo di riflessione va fatto e va fatta alla luce di questi dati che abbiamo oggi, proprio alla luce del fatto che certamente ci sono anche tante problematiche legate proprio all'esperienza con la quale i ragazzi stanno vivendo questo momento. Quindi questa attenzione deve essere fondamentale. E poi chiaramente il ministro anche ieri ne ha parlato, gli esami di maturità e l'esame di stato di terza media sono dei momenti importanti. E l'anno scorso, come dire, li abbiamo vissuti per la prima volta in questo, in questo modo. Quest'anno per fortuna anche alle scuole medie, scuole secondarie di primo grado, si potranno fare molto probabilmente in presenza, e quello che i ragazzi chiedono è bello questo da parte loro, anche dei più piccoli, è la serietà e la solennità del momento. Quindi credo che un modo per andare incontro ai ragazzi sia anche questo, di far capire che è un momento importante, quello dell'esame, un momento importante della vita, ed è giusto solennizzarlo in questo modo e aiutarli proprio anche in questo tipo di preparazione. Quindi poi la domanda è, si farà scuola ad agosto, a luglio? Ecco, questo ancora non lo sappiamo, io credo sia molto difficile chiedere alle scuole anche questo tipo di impegno. Sicuramente potremo arrivare fino a un certo punto, ma credo che i ragazzi, nonostante tutto, abbiano, e anche i docenti, abbiano bisogno anche del riposo, perché comunque la scuola non si è fermata. Grazie a Veltroni. Prima di passare agli ultimi due interventi, ricordo che avevamo invitato naturalmente anche gli istituti, gli altri istituti che non vedete qui presenti, per impegni concomitanti sia da parte dei Salesiani di Trento che del Primiero, che dall'Istituto Artigianelli non è stato possibile partecipare. Bene, proseguiamo allora con Sacra Famiglia, saliamo sulla collina della città, dal centro storico. Marcello Sottopietra, dirigente. Ma io francamente nei prossimi mesi spero veramente di avere qua i bambini e di riportare la scuola in presenza, così come è stata fino adesso, e su questo come dire, bisogna anche ringraziare lo sforzo, secondo me, che la provincia ha fatto di tenere duro fino in fondo per come dire, organizzare il tutto perché la scuola potesse in tutti i modi e fin quanto possibile rimanere aperta. E questa è la prima cosa, perché comunque le famiglie insomma hanno diritto di come dire, di riuscire a continuare la loro vita con il servizio essenziale della scuola, così come l'hanno sempre vissuto. Chiaramente comanda il virus. E la seconda questione che dico è che questa crisi, così come è successo a partire dall'anno scorso, almeno per la scuola che dirigo, questa crisi ha portato e deve portare ad una grossa riflessione su come la scuola si sta insegnando in questo momento. Una grande riflessione sui processi di apprendimento e di insegnamento. Perché se c'è una cosa che le crisi fanno sempre è quello di evidenziare delle cose che ci sono già da prima, ma che subiscono un'accelerazione molto forte. Mi riferisco innanzitutto al fatto che, come dire, la scuola italiana è ancora molto ancorata a una, come dire, a un veicolare il sapere da parte del docente verso il discente. E questo a tutti i suoi gradi. Okay, io sto guardando anche mio figlio che in questo momento sta facendo l'università, ma il metodo sostanzialmente non cambia. Okay? E questo metodo, dentro una DAD, evidentemente ha tutti i suoi limiti. Metodi molto più attivi, dove i ragazzi sono abituati fin da prima a, come dire, a rendersi attivi nel processo di apprendimento, e questo lo possono fare soltanto se il docente
gli costruisce dei setting che possano aiutarli in questo, bene, chi si sta muovendo verso questa direzione, chi si sta muovendo verso un insegnamento per competenze più che per conoscenze, chi si sta muovendo per un insegnamento che tenga presente molto la scoperta e poco il fatto che io ti passo delle informazioni e tu devi ripetermele. Queste classi, queste modalità possono essere trasferite molto di più anche sul web, anche attraverso la DAD. E oltretutto sono modalità che aiutano i ragazzi ad arrivare ad una conoscenza molto più profonda, molto meno superficiale, una conoscenza che resta e non che si dimentica, come succede quasi sempre. Allora, questo io credo che sia il punto centrale, come facciamo scuola. Paolo prima diceva qual è il fine della scuola. Esattamente questo, bisogna veramente analizzare bene il come facciamo scuola, cosa proponiamo ai nostri ragazzi, e decidere bene quello che possiamo insegnare e quello che invece va scartato. Nelle crisi sempre bisogna viaggiare leggeri e questo è molto importante. Grazie. Grazie a Sottopietra. Ed ora il Centro Moda Canossa mancherà quest'anno nella vostra scuola anche quel momento di passerella finale, no? Che in una scuola professionale è sempre anche molto atteso, come sono mancati altri momenti tradizionali, la festa stessa della scuola cattolica, il santo patrono, eccetera. E allora, Suor Daniela, come si immagina questi prossimi mesi? Cosa chiede a questi prossimi mesi? Allora, proprio per la particolarità della nostra scuola, è vero, è già il secondo anno che non vedrà la possibilità di mettere in atto la famosa sfilata, che per le alunne e gli alunni del Centro Moda era veramente un appuntamento molto importante, perché diventa il convergere di tutto il percorso triennale e quadriennale che poteva dar modo alle ragazze e ai ragazzi di esprimere le loro competenze, ma anche di misurarsi sul campo dell'indossare i propri capi, di esprimere anche attraverso la possibilità di sfilare veramente anche chi sono dentro la realtà del Centro Moda. Quindi questo è un aspetto che veramente manca. I prossimi mesi, per noi, essendo che è scuola ma è anche mondo del lavoro, quest'anno una grossa criticità che la scuola ha dovuto affrontare è stata, per esempio, la questione degli stage, che per un centro professionale è fondamentale. Le quarte, che di solito fanno 9 settimane di stage, quest'anno, contrariamente a quanto avveniva, che la scuola va in azienda, tutta la progettualità ha portato le aziende nella scuola, quindi le aziende sono entrate qui nei laboratori, portando i loro professionisti, attuando dei progetti che hanno permesso, stanno permettendo ai ragazzi di sviluppare le loro competenze, ecco, proprio in ordine al processo lavorativo. Certo, questa chiusura non ci voleva, perché erano proprio sulla fase di arrivo, ecco, dell'esperienza dello stage, e quindi ha dovuto limitare anche nella fase finale, dove tutto il processo di lavorazione del capo arrivava alla fine, ha rotto un po' i piani, quindi vediamo adesso dopo Pasqua di poter recuperare. Il problema delle terze: avevamo spostato per loro gli stage in aprile sperando di poterli mandare in azienda, invece anche per loro si dovrà pensare allo stage dentro l'ambiente scolastico. Quindi sono tutte esperienze particolari che i ragazzi e la scuola ha dovuto mettere in campo, che però hanno trovato delle forti opportunità e propositività, dove anche i ragazzi si sono sentiti chiamati in causa nei vari progetti che sono stati messi in atto. La questione degli esami: l'anno scorso l'esame è stato fatto solo orale, ma per un centro professionale è come camminare con una gamba sola. La speranza è di poter fare
l'esame non solo in presenza, ma visto che c'è stata la presenza nei laboratori, di poter fare l'esame anche attraverso la cosiddetta prova esperta, dove i ragazzi nell'esame esprimono anche lì attraverso la produzione di figurini e di prodotti, e di esprimere le loro competenze. La possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di sperimentarsi, noi oltretutto abbiamo dei partenariati non solo a livello d'Italia ma anche all'estero, quindi questa è stata proprio una grossa mancanza per i ragazzi. Speriamo piano piano di non di recuperare il tempo perso, perché è impossibile, ma di poter guardare in avanti con apertura, per permettere a loro il viaggio all'estero, per permettere a loro le certificazioni all'estero, come era prassi della scuola. Quest'anno è stato tutto rimodulato. Si è fatto il possibile per comunque garantire agli allievi e alle allieve la possibilità di fare esperienze significative anche dentro questo contesto. Grazie a Suor Daniela, grazie a tutti voi anche per il vissuto che ci avete trasmesso, quanto è avvenuto nello specifico anche delle vostre scuole. Ci avviamo all'ultima domanda, che vi pregherei anche potesse avere delle risposte più sintetiche, e mentre ricordo che chi volesse scrivere i propri commenti può farlo naturalmente sulla nostra chat, vi chiederei: che cosa vorreste consegnare al prossimo anno scolastico, quest'anno scolastico che il ministro Patrizio Bianchi ieri in TV ha definito un anno scolastico costituente? Ecco, per questa costituente mi pare che alcuni spunti voi li abbiate dati in questa chiacchierata, anche con la vostra posizione molto seria e molto di lungo periodo. Direi che sarà forse anche un anno ricostituente, perché, come avete detto, insomma, la fatica si farà sentire anche, magari per qualcuno, la mancata elaborazione di questo periodo così lungo, no? Così estenuante, logorante. Ecco, quindi anche qui con un'immagine che magari potete ripescare in questo periodo di Donna Rossa, e che cosa vi portate nel nuovo anno, che cosa vorreste mantenere, custodire e anche valorizzare? Ricominciamo allora da Paolo Federighetti. Beh, io trovo che l'anno prossimo possa essere davvero un anno costituente, solo a condizione che questa parentesi che si è aperta un anno fa, e speriamo si possa chiudere quanto prima, non passi senza lasciare qualche provocazione nel pensiero soprattutto di coloro che la scuola la fanno quotidianamente. In questo senso io vorrei che l'anno prossimo fosse un anno in cui si tornasse, vi dicevo prima, a riflettere sui fini della scuola, ma soprattutto si tornasse a lavorare sulla scuola come ambiente fisico e come veicolo valoriale e spirituale significativo. Questo è un po' mancato in questi mesi, l'occasione fisica di far capire come la scuola sia veicolo fondamentale dal punto di vista valoriale e spirituale. Per realizzare questo occorre che la scuola forse si riscopra, dopo questa parentesi particolare del Covid, un luogo di umanizzazione fondamentale di cui c'è assoluto bisogno, e per fare questo occorre coltivare una certa visione del sapere, coltivare, come dice il termine stesso, la cultura, che è il nostro tesoro più prezioso, trasformandola appunto in un'occasione di apertura alla realtà tutta intera. C'è una frase, e qui chiudo, di un grande pedagogista del secolo scorso che parlava in tedesco dell'educazione come di una introduzione, lui diceva eine Einführung in die gesamte Wirklichkeit, una introduzione nella realtà tutta intera. Ecco, dribblando e smarcandosi dal rischio della virtualizzazione non solo dei saperi ma anche delle relazioni, occorre imparare di nuovo a rapportarsi con la realtà in tutta la sua profondità. E io auguro questo alla nostra scuola, a tutte le nostre scuole, alle scuole d'Italia.
Grazie, ricambiamo l'augurio al suo istituto arcivescovile e passiamo al Sacro Cuore Ventroni. Sì, anche io mi riallaccio a quanto diceva il collega Paolo. Sicuramente il mio augurio è che si torni a sperimentare nella presenza anche proprio la fisicità, lo diceva anche prima Suor Daniela, proprio il contatto, che si abbia questa libertà nel contatto, perché oggi non c'è, abbiamo paura anche, no? Da noi ragazzi a volte vorrebbero, però si guardano intorno, no? Ecco, spero che si torni ad avere questa libertà e a riscoprire la scuola anche come, diciamo, proprio luogo nella quale questa libertà viene sperimentata, che porti poi a una relazione sociale sempre più forte. Ne abbiamo sentito, ne sentiamo la mancanza, e quindi questo è il mio augurio. Porterei però, salverei qualcosa anche della didattica a distanza, e adesso penso ai genitori. È stata importante una scoperta anche per loro, diciamo, uno degli aspetti che sicuramente potremmo tenere è quello delle udienze generali, e proprio attraverso la didattica a distanza, la videoconferenza, perché praticamente è un sistema che ha garantito, come questo ce lo dicevano loro, una certa riservatezza e anche molto più ordine, molto più ordinato, no? E quindi per dire, ecco, se dovessi salvare qualcosa adesso anche a spezzare, come dire, non dico una lancia, ma comunque rivolgermi anche ai genitori, perché anche loro hanno un ruolo nella scuola, ecco, sicuramente potrebbe essere questo un aspetto da salvare. Grazie anche di questo spunto che magari potremo riprendere anche separatamente all'inizio del nuovo anno, perché anche su questo tema probabilmente i punti di vista sono diversi. Veniamo allora all'Istituto Sacra Famiglia, il dirigente Sottopietra. Cosa portare da questa crisi? Io porterei via due cose sostanzialmente, o tre. La prima è questa riflessione sulla didattica di cui parlavo prima, dove la didattica sia molto più vicina alla vita del ragazzo, dove sia molto più contestualizzata, dove, come dire, il ragazzo sia chiamato molto più ad una scoperta che non ad una memorizzazione. La seconda è un nuovo concetto di valutazione che anche in questo caso, come dire, possa tener presente non soltanto gli apprendimenti delle nozioni, ma sicuramente i processi di apprendimento che i ragazzi mettono in campo. E anche le modalità di agire che hanno, dove tutto questo sia osservato da tutto il corpo docente insieme, in modo che la valutazione sia veramente collegiale. Mi capite che questo in una didattica a distanza è molto più fattibile introducendo questi altri fattori che non soltanto valutare come dire, l'apprendimento tout court. La terza questione, anch'io direi che abbiamo imparato tante cose sulla tecnologia. I bambini hanno imparato tante cose sulla tecnologia. Terrei il buono di questo. Così come terrei buono quello che accennava la suora prima, è che per certi ragazzi sono fioriti nella DAD, i più timidi, quelli che, oppure viceversa, quelli che la relazione 1 a 25 era assolutamente, come dire, fonte di grande stress, beh, in DAD con situazioni più calme, oppure qui in questo momento dove sono presenti soltanto i bambini con bisogni educativi speciali, fioriscono. Si aprono, hanno un grande rapporto, per questo bisogna impararlo e in qualche modo portarcelo dietro. Grazie. Grazie anche di questo appunto finale molto interessante ed ora dulcis in fondo chiediamo a Suor Daniela di concludere. Mi rifaccio ad un'immagine che è tipicamente del contesto in cui vivo ed è l'immagine della stoffa fatta di rottama, di ordito
e poi di colori. Se si entra nella nostra scuola, nei laboratori, si colgono tutte queste particolarità. Trama e ordito, perché secondo me quello che dobbiamo portarci dietro è, da una parte, quello che dice Papa Francesco, che non, da questa necessità e situazione molto complessa, non ci venga la voglia di dire ripartiamo e ripartiamo come prima, quindi cogliere anche quelle che sono state le opportunità già espresse anche in questo confronto. Trama e ordito vuol dire che scuola è intesa come genitori, alunni, allievi, corpo docenti, tutto quello che è scuola. Nel nostro contesto è stata anche menzionata anche prima la provincia, perché ha un ruolo fondamentale anche nei nostri gestioni dei nostri istituti. Quindi la scuola è intesa in senso ampio, in senso largo, in senso proprio anche leggero, non solo fatta di burocrazia, di registri, di registri elettronici, ma proprio scuola intesa come relazione, intesa come apprendimenti, processi, dove tutti i ruoli diversi sono coinvolti. Ecco. Colori, perché la vita dei nostri, penso al mondo degli adolescenti che generalmente nella scuola trafficano stoffe colorate, ma se guardi il loro modo di vestire spesso è più tendente al nero. Ecco, che sia una scuola che mantiene accesa la vita dentro. Se penso all'esperienza anche dei nostri fondatori quando parlavano della scuola, e veniamo tutti da esperienze di fondazione, ecco, era una scuola per la vita, quindi una scuola che sa farsi promotrice di vita, che sa farsi capace di promuovere. Anche nel nostro ambiente del centro moda abbiamo tante situazioni di fatica, di fragilità, e è sorprendente cogliere il cammino che questi ragazzi fanno. A volte uso un'immagine un po' particolare: entrano in prima dove le braccia sono più lunghe quasi delle gambe, perché c'è un ripiegamento. A volte qualcuno sceglie la scuola, qualcun altro non sa perché è qui. E vedere il processo di fioritura che l'allievo percorrono, e arrivano in terza, quarta, non solo dotati di un bagaglio di competenze, ma soprattutto dotati di una umanità e di una pienezza di vita che fa guardare loro al futuro con speranza. Questo vorrei pensare per la scuola di domani. Bene, vi ringrazio davvero anche per il vostro sforzo di sintesi che ci ha consentito di stare nei canonici 50 minuti, neanche l'ora intera. E so che sono 50 minuti per voi in più rispetto a quelli che già avete affrontato anche in questa giornata, fra riunioni, confronti a distanza con i colleghi docenti, ma penso che per quanti ci hanno seguito, sia stato un contributo prezioso. Penso anche che molti altri potranno risentire queste vostre valutazioni rivedendo questa registrazione, che rimane a disposizione sul canale Facebook e che sarà poi messa a disposizione anche dopo l'uscita di Vita Trentina sul canale di YouTube del settimanale diocesano e poi anche sugli altri portali diocesani. Per chi volesse, una sintesi nel prossimo numero di Vita Trentina. Ecco, nel ringraziare chi ci ha seguito, ancora grazie a voi, ancora grazie per l'aiuto qui in redazione e soprattutto una buona Pasqua a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie.